Allora, innanzitutto buongiorno a tutti e benvenuti nell'aula consigliare di questo comune che orgogliosamente ho rappresentato per 2 anni, che ho già visto compiere tante cose, adesso le diremo, anche grazie alla collaborazione dei colleghi della giunta che mi hanno assistito e supportato questo cammino, seppur travagliato, ai tanti consiglieri che si sono alternati nelle varie maggioranze a causa della rana zoppa che ci ha costretto a ricostruire più volte l'assise consigliare di maggioranza, e a tutte le persone dello staff e i collaboratori del sindaco, i vari dirigenti di questo comune che hanno condiviso da subito questo nuovo spirito, l'entusiasmo che noi avevamo portato per cambiare la città, perché questo era il nostro obiettivo: cercare di innovare, di velocizzare la città amministrativa, di far toccare con mano nel più breve tempo possibile ai tanti cittadini quelle che potevano essere le innovazioni necessarie, le riqualificazioni che dovranno essere fatte per portare Avezzano ad essere il capoluogo della Marsica, in un territorio che sarebbe dovuto diventare sempre più competitivo. Le cose fatte, e che rifarei tutte da capo come sono state fatte, noi in 24 mesi neanche, dopo l'ingresso di questa nuova maggioranza, abbiamo dato il via a una serie di progetti che non erano affatto in cantiere, come qualcuno potrebbe far credere, che sono stati elaborati dal giorno dopo il nostro insediamento, e li abbiamo portati avanti con tenacia, con determinazione, con quella velocità che a volte forse non ha fatto capire immediatamente il percorso che avevamo in mente di fare, perché avevamo un'idea di città da realizzare e che sono sicuro che nei prossimi mesi sempre più cittadini inizieranno a comprendere, e vedrete che apprezzeranno anche gli interventi e la filosofia che ha guidato questo percorso, seppur breve, relativamente breve amministrativo. E quindi domani pomeriggio, per iniziare, ci sarà l'inaugurazione del nuovo polo universitario. Erano 6 anni che l'università, la facoltà di giurisprudenza, era relegata all'interno delle aule del liceo classico d'Orlonia, e invece non si era trovata soluzione a questo. Domani pomeriggio alle ore 15:30 l'illustrissimo rettore dell'Università di Teramo, Mite, insieme al collegio al CDA dell'università e a tanti altri componenti dell'Università dell'Aquila, verranno ad inaugurare finalmente, dopo 6 anni, la nuova sede universitaria, che invito tutta la cittadinanza a venire a visitare. È diventato un piccolo campus dove di fronte si sta realizzando anche un'altra scuola, e che darà ospitalità ai 250 iscritti, ma che quest'altro anno prevederà, grazie al lavoro fatto in questi ultimi 2 mesi, anche l'attivazione di 2 nuove facoltà, o meglio, il Master in Criminologia e successivamente, da quest'altro anno, anche il nuovo corso di Scienze Agroalimentari, la Corte di Scienze Agroalimentari. È una cosa di cui in questa città si è chiacchierato tanto, ma domani diventerà realtà. Poi avevamo parlato anche di riqualificare, ma riqualificare non perché la città doveva mettersi soltanto una cravatta, perché riqualificare, così come dettano le linee dell'UNPAT, che è l'organismo di studi e di bilancio delle città, dei centri storici europeo, dà delle indicazioni chiare in tal senso. Cioè, riqualificare le città significa portare delle innovazioni che le fanno diventare più attrattive e fanno in modo che esse possano essere un attrattore più forte per la nuova economia, per i nuovi investimenti. E quindi il percorso che abbiamo sempre detto: piazza Risorgimento, la pedonalizzazione, piazza del Mercato, inizierà domani, piazza Dogloria, realizzata i primi 3 mesi, erano 25 anni
che si cercava di rifare questa bellissima villa. Oggi mi risulta essere piena zeppa di bambini. Il castello Orsini, che è il monumento nazionale della città di Avezzano, domani riprenderanno i lavori e sarà un altro spazio in cui poter vivere tranquillamente e in un modo elegante e bello la nostra città. Saranno inaugurate a settembre 4 scuole nuove. Non abbiamo interrotto un secondo il lavoro sulle scuole e qualcun'altra è stata addirittura portata direttamente da noi, come la scuola della parte ovest di Avezzano, il famoso spazio chiamato Chiusaresta. Saranno inaugurate tutte quante a fine estate e altri 550 alunni potranno frequentare le scuole in massima sicurezza iniziando dall'anno nuovo. Il villino Cimarosa, erano dei tempi di Spallone che volevano provare a ricostituire e a riqualificare quella villa costruita ai tempi della guerra, e siamo riusciti a chiudere dopo 25 anni finalmente a trovare una soluzione, e con la fondazione Cassa di Risparmio inizieranno i lavori tra qualche settimana per farlo diventare un altro spazio identico, anzi più grande di quello che abbiamo regalato al centro con la sala Montessori. Poi c'è il discorso dell'IRIM, il contratto di quartiere, altro monumento nel deserto dove sono stati spesi circa 6 milioni di euro e più dai cittadini avezzanesi. Beh, ieri ho avuto la notizia che mercoledì prossimo avremo la prima proposta dal collegio arbitrale per poter transare definitivamente quell'annoso problema. E abbiamo soldi in cassa, li avrà chi verrà dopo, per poter riprendere velocemente i lavori e quindi risolvere quell'annoso problema. È un fabbricato strategico che servirà ad Avezzano e che servirà a tutta la Marsica. Siamo riusciti a fare anche un nuovo parco giochi per i bambini della città di Avezzano. Il 16, quindi sabato prossimo, verranno a fare l'installazione degli ultimi giochi, quelli meccanici, e si parla da sempre in questa città di farla diventare una città per le famiglie, per i bambini, ma non era mai stato realizzato. Il 16 partiranno i lavori per terminare quel parco giochi, che è un parco giochi, per darvi un'idea, ancora più grande di quello che esiste a Piazza Torlonia, che comunque abbiamo riqualificato anch'esso. Piazza Torlonia è circa 1200 metri quadrati, quel parco giochi sarà di circa 2000 metri quadrati. Ma non ci siamo fermati qui, perché abbiamo avviato i lavori del piano regolatore generale della città. Erano 18 anni che questo piano regolatore doveva essere rielaborato e finalmente noi abbiamo avviato questi lavori, che però in questo caso purtroppo non potranno andare avanti, perché fa parte di quelle cose che a causa del commissariamento non potranno essere portate avanti, quindi se ne parlerà quest'altra anno. Così come non potrà essere portato avanti il piano di viabilità cittadino che comunque avevamo elaborato, e quello anche vedrà un'interruzione dei lavori. Ma abbiamo fatto anche altre cose importanti che hanno avuto un impatto minore in città, perché sono cose forse troppo tecniche che si avvertono poco, però vanno ricordate. Dopo 20 anni di problemi non risolti al CAM, il centro acquedottistico marsicano, abbiamo pensato che fosse arrivata l'ora di togliere di mezzo la politica e di nominare amministratori competenti, a salvaguardia poi di 120 posti di lavoro, e così è stato. Quindi siamo riusciti ad avere un concordato preventivo di continuità che porterà quell'azienda, dopo l'assemblea di settembre in cui i creditori ratificheranno il programma di rilancio, a poter essere di nuovo un'azienda che ha speranza e che ha prospettiva. E lì ci sono 126 persone che lavorano. Così come, mantenendo sempre la traiettoria,
abbiamo pensato di nominare la nuova presidente dell'ACIAM al di fuori degli schemi politici, ma invitando ad accettare quella nomina una professionista di altissimo profilo che guiderà un'azienda importante partecipata dalla pubblica amministrazione, che navigava già in ottime acque, ma abbiamo garantito, al di là di ogni considerazione che poteva essere fatta all'inizio, una continuità affidata a professionalità marcate. E che cosa è successo? Ma io non lo so spiegare, perché di solito quando viene sfiduciato un sindaco, in tutte le realtà dove il sistema non è condizionato, alterato da situazioni che qui sono capitate, si sfiducia per cose gravi, per indagini in corso, per avvisi di garanzie, per condanne, per situazioni legate ad ambienti mafiosi, camorristici. Di solito le grandi città cadono, i sindaci vengono sfiduciati di fronte a condizioni così al limite, che certamente sono ben lontane da quello che in questo momento il sistema ambiente sano, rigoroso, professionale che vive il comune di Arezzano. E quindi che cosa è successo? Non lo so. Questa è una città che alla fine con i suoi consiglieri sono implosi, e dalle dichiarazioni fatte anche ieri in Consiglio Comunale non c'è una critica sulla guida di questa città, non c'è una critica tecnica, un progetto che è stato mal fatto, sbagliato, non c'è stato un atteggiamento dell'amministrazione teso a creare situazioni e condizioni che la città ha sistematicamente avversato. Ci sono state cose che sono piaciute di più e cose che sono piaciute di meno, ma a un certo punto, senza motivi reali e concreti, il sistema è imploso. Forse ha dato fastidio un nuovo modo di far politica, forse ha dato fastidio un nuovo modo di leggere la politica e leggere le esigenze della città, la determinazione, la convinzione. Ma oggi sono necessarie per fare delle cose, e noi ne abbiamo fatte tante, e la città di Arezzano se ne renderà conto presto delle tante cose fatte. La determinazione è importante in un sistema in cui bisogna scegliere se apparire, chiacchierare e fare massimi teoremi di massimo sistema, oppure in un mondo che diventa sempre meno concreto decidere di farle veramente. Beh, io fin dall'inizio avevo queste due possibilità, queste due opzioni, e con una maggioranza che purtroppo la legge mi ha tolto a causa della razzoppa e quindi traballante, ho pensato che sempre dal primo minuto il rischio fosse alto, e proprio per questo motivo ho impresso una velocità ancora più importante a questa amministrazione, perché quelle cose che volevamo fare e che avevamo promesso di fare ai cittadini di Arezzano sono state all'80% realizzate, all'80% realizzate, all'80% realizzate, lo dico tre volte in 24 mesi di amministrazione, e mai prima di oggi un'amministrazione ha messo in cantiere tante cose, tanti progetti come questa amministrazione qua, di cui mi sono orgoglioso e fiero di aver portato avanti. La scelta non era continuare a rimanere qui a fare il sindaco per avere un futuro nella politica. La mia scelta è stata fare quelle cose che avevo promesso agli arezzanesi, perché per me la promessa data e l'impegno dato sui 10.000 voti che mi hanno portato a condurre il comune di Arezzano valeva più di ogni altra cosa, e questo voluto fare, e questo voluto fare. A costo anche di far implodere una maggioranza che non ha capito forse da subito il percorso che avremmo dovuto portare a termine. È successa anche un'altra cosa in questa città, che nel contempo mi sono impegnato anche a ricostruire una coalizione di centrodestra, e non sono voluto venire meno a questo impegno, perché avremmo voluto fare ancora e trovare altri equilibri,
ma abbiamo deciso di incamminarci verso quella direzione e quindi con una ricomposizione di centrodestra che vedeva presenti tutti i partiti, Fratelli d'Italia, Forza Italia, UDC e Lega e liste civiche, qualche lista civica legata al mondo di destra, abbiamo iniziato il nostro cammino. Beh, questo centrodestra, ma non per colpa del centrodestra che continua a dimenticare e a difendere come posizionamento politico, ma alcuni componenti di questo centrodestra, per invidia personale sicuramente, perché non avevano più la possibilità forse di poter condurre il comune quanto hanno sempre amato e sperato di fare, perché non sono certo legati agli interessi della città, ma interessi personali e miserevoli, hanno deciso di darci la sfiducia. E questo è successo l'altro ieri in questo consiglio comunale, ed è un fatto non grave, gravissimo quello che è successo. Perché? Perché porterà tutta una serie di conseguenze. Che cosa significa il commissariamento? Io sono rimasto per settimane ad invocare e a pregare le persone per farle ritornare a un senso di responsabilità, ma non ci sono riuscito. È prevalsa la forza e la voglia di fare quelle vendette che non portano a nulla se non a soddisfare delle miserabili persone che vivono forse quotidianamente afflitte da delusioni e fallimenti e devono vendicarsi di dove possono con queste azioni scellerate. Beh, hanno spento una città, hanno spento una città, perché nei prossimi mesi saranno condizionati tutti gli eventi estivi per gli avezzanesi, e di questo sono profondamente dispiaciuto. Questa città rimarrà fuori da tutta la programmazione regionale che avverrà nei prossimi mesi in regione. A fine di questo anno c'era la riprogrammazione della nuova zona economica speciale, la ZES, e la città di Avezzano non sarà rappresentata da nessuno, così come quest'altr'anno, in concomitanza con la rielaborazione del piano strategico per gli aiuti di Stato, cioè di portare il territorio in una zona che può usufruire di finanziamenti, noi non avremo il sindaco di Avezzano a rappresentare questa città in questo momento così delicato di rilancio delle attività produttive. Ma non è finito qui, perché ad ottobre ci saranno le nuove elezioni dei rappresentanti della provincia dell'Aquila, e il comune di Avezzano non ha rappresentanti alla provincia dell'Aquila, perché non potranno essere eletti da questo comune, così come decadrà l'Urban Center, l'organismo che avevamo creato per poter colloquiare e confrontarci meglio con la città. E così come tante altre attività di programmazione del bilancio, quello futuro prossimo, non saranno possibile farle, non sarà possibile farle dal punto di vista politico, perché ci sarà un bilancio tecnico elaborato per un utilizzo di attività ordinaria, e così rimarrà tutto fermo per un anno. Questo provocherà, e tante altre cose, il fatto di far cadere un'amministrazione senza motivi oggettivi. Se poi vogliamo far diventare questi motivi oggettivi lo spostamento di un mercato, io questa considerazione e il giudizio finale lo lascio all'intelligenza dei cittadini, ma dei tanti cittadini che non vanno a sbraitare su Facebook o sugli online o sui siti web, ai tanti cittadini silenziosi che sto incontrando in questi giorni, ai tanti cittadini che hanno voglia di vedere una città diversa e che non hanno finito di avere questa voglia, perché non hanno finito di avere questa voglia, anzi sta salendo, sta aumentando, e questo lo dico a chi pensava con questo atto scellerato di riposizionarsi nel comune di Avezzano prossimamente per fare i giochi della peggiore vecchia politica che noi abbiamo dovuto combattere fino al primo minuto. Non sarà così. C'era un altro problema da affrontare, e questo è stato l'unico problema vero, serio, che certamente non ha creato il sindaco,
le famose multe del livello. È vero che noi abbiamo messo un impianto semaforico, votato tra l'altro da tutta la maggioranza, quella che è implosa, così come la maggioranza ha votato lo spostamento del mercato, quella maggioranza che è implosa, ha votato lo spostamento del mercato nella zona nord e l'installazione dei controlli di presidio di sicurezza ai semafori di Avezzano. Poi si è persa la dimensione, lì voglio essere chiaro, perché non si può fare sciacallaggio come qualche consigliere ha fatto ultimamente sulle multe del Tirreno. Sciacallaggio, lì sono state commesse delle infrazioni, sono passate circa 3.000 persone con rosso e poi c'è un comma 2, la famosa striscia scavallata, che ha portato a una dimensione, sinceramente, che quando ne sono venuto a conoscenza ho ordinato subito immediatamente lo spegnimento per capire il fenomeno di che tipo di livello fosse e come affrontarlo. Ma stavamo iniziando ad affrontarlo e certamente non sarà risolto con la mozione che quel nucleo di persone che si è inventato maggioranza ieri per sfiduciare il sindaco ha deliberato in consiglio comunale. Questo lo voglio dire ai cittadini, perché è una cosa importante. Questo è fumo negli occhi, quello che hanno fatto ieri è fumo negli occhi, forse per prepararsi a una scellerata campagna elettorale futura. Questo è fumo negli occhi, perché dire che l'ente per ragioni di opportunità e necessità deve provare a dare con invita il dirigente ad attivarsi, invita ad attivare gli uffici per trovare una soluzione, non significa nulla. Gli uffici già stanno operando da tempo in adultera, eliminando quei verbali che secondo le interpretazioni possono essere per ragioni di opportunità annullati. Questo è fumo negli occhi, significa mandare i cittadini a spendere ancora di più altri soldi, inutilmente, fumo negli occhi. Questo è un comportamento scorretto, quello che è stato fatto ieri in quest'Aula. E sia ben chiaro, lo dirò in tutt'altre sedi anche, perché questo è sciacallaggio politico e nient'altro. Quindi non si fa nulla con questa mozione fatta ieri. E neanche questo problema è stato risolto, anzi, si porta i cittadini in un contesto di maggior confusione ancora. Questa è responsabilità. Detto ciò, io come sindaco oggi sono più sereno che mai, come persona e come uomo, perché ho la coscienza a posto di chi ha cercato di fare delle cose nell'interesse della città, farle bene, farle velocemente, e sono anche dispiaciuto per qualche voce che si è alzata ultimamente di complotti ordinati in altri ambienti, in altre città. Non è vero nulla. Ho letto sul giornale questa mattina alcune dichiarazioni di alcuni componenti del centro-sinistra, della sinistra, che vorrebbero creare fratture tra me e il sindaco dell'anno. Non è vero nulla. Io sono stato, sono e sarò per sempre amico di Pierluigi Biondi, il sindaco dell'Aquila, che rispetto per il sindaco del capoluogo, un gran signore che è stato strumentalizzato da qualche piccolo personaggio che, abusando della rappresentanza, della rappresentatività del partito, ha indotto in errore qualcuno. Ma certamente tra me e il sindaco dell'Aquila c'è la massima stima, la massima correttezza, la massima amicizia, che rimarrà per poter lavorare ancora insieme a favore dell'area interna. Tant'è vero che Fratelli d'Italia li ha cacciato tutti fuori, ha cacciato queste persone che in maniera irresponsabile si sono arrogate il diritto di rappresentare un luogo in nome per conto e hanno fatto sì che la città d'Avezzano crollasse immediatamente. Sono stati sbattuti fuori e bene ha fatto il sindaco dell'Aquila. Allora, che fare oggi? Ma per me, per quanto mi riguarda, la battaglia inizia oggi. Inizia oggi. Abbiamo fatto tanto per poter liberare questa città, dal modo di fare la vecchia politica, e per quanto mi riguarda non mi fermo qui, anzi, rilancio. Quindi sarà
per quanto mi riguarda, da oggi inizierà un'azione che mi vedrà parte attiva all'interno del centrodestra per continuare questo percorso e per portare Avezzano, la città di Avezzano, in una traiettoria che non potrà mai essere quella che veniva seguita prima. Quindi è solo uno stop momentaneo, perché sono convinto che le persone sappiano distinguere, sapranno distinguere sempre meglio in avanti la differenza che passa tra chi fa politica per i propri piccoli interessi e chi fa politica invece per gli interessi della città. Quindi questo è un percorso soltanto interrotto, che continuerà in futuro con tutte quelle persone, e io sono sicuro che sono tante, tantissime, di buona volontà, persone per bene della città di Avezzano, che hanno capito che in questo momento c'è chi ha pensato solo ad interessi propri e particolari, abbattendo, decapitando l'onore, il blasone della città di Avezzano. Neanche ricordare loro che il 6 luglio, per la prima volta nella storia di questa città, verrà in visita su questo territorio il Presidente della Repubblica Italiana. Abbiamo chiesto un atto di responsabilità, di buonsenso, una scelta anche etica, se volete. Bene, non è servito neanche questo, tanto era ormai la voglia, l'arroganza, il gusto già in bocca di arrivare fino alla fine e godersi questa piccola vendetta fatta da piccoli uomini. Non li citerò, perché tutta la città sa benissimo chi è stato ad organizzare questo agguato. Il sindaco è vittima di un agguato politico fatto da persone che pensano che hanno vinto e possono condurre il comune di Avezzano. Non hanno vinto niente e non vinceranno niente in futuro. Il comune di Avezzano, 2 anni fa, da un gruppo di persone coraggiose, ha spazzato via la prima parte di quello che Di Marzio c'era dal punto di vista politico e che era stato contestato alla città, appunto, da portarci una vittoria eclatante al ballottaggio, e alle prossime elezioni continueremo con ancora più forza quell'azione rinnovatrice che volevamo portare qua in città. Mi dispiace per gli amici ambulanti, perché il mercato aveva preso con l'assessore Presciutti l'avviamento verso una possibile soluzione. Spero che il commissario ci metta le mani, ma è difficile pensare che questo avvenga. Mi dispiace per tutte le persone che hanno contratto quella sanzione dello scavalamento della linea, perché un'amministrazione in carica avrebbe potuto lavorare da dentro in modo attento, intelligente, per poter trovare una soluzione, ma questo non è voluto. Qualcuno ha voluto che non capitasse, forse pensa di farsi la campagna elettorale con quelle multe non annullate. Beh, non sarà così, non sarà così, perché la gente è molto più intelligente e gli avezzanesi molto più intelligenti di questi personaggi che cercano di strumentalizzare tutto come l'hanno fatto fino a un primo minuto. Un sindaco solo? No. Un sindaco al comando? No. Un sindaco determinato? Sì. E lo rivendico con forza, determinato per portare a compimento tutti gli obiettivi che ci eravamo dati, solo una mano, mai solo. I consiglieri, gli assessori, i dirigenti, che ringrazio, lo rivendico questo, l'ho detto in ogni posto dove sono andato. Il comune di Avezzano ha in forza una delle migliori classi dirigenti della regione Abruzzo. E grazie a loro che sono potute fare anche tutte queste cose in un lasso di tempo così breve. Grazie al capo di gabinetto, Claudio Paciotti, dottor Capo Paciotti, Luca Montanari, Sergio Pesci, Massimiliano Manicola, dottoressa Ottani, Massimo De Santis, Mauro Mariani, mi dispiace per il suo piano regolatore che ti aveva entusiasmato, lo riprenderete quest'altro. Grazie al segretario Emanuele Alfieri, la mia scelta e mai scelta fu più attenta, audata e vincente, una grande professionista e una grande signora. Brava Emanuele, brava Emanuele, ti prego di rimanere. Io vorrei far fare un applauso alla segretaria.
Fabio, Claudio De Di Pes, tutti i personaggi straordinari con i quali ho lavorato, la mia segretaria personale, Alessia, Roberto Alfatti, portavoce, Ludovica, Piero Carducci, artefice di questo spostamento pure dell'università nella nuova sede, che ha lavorato largamente il correttore, membro anche dell'Università dell'Aquila. Avevamo persone capaci e che hanno fatto tanto. Vittorio Di Genova, ragazzo è entrato con tanto entusiasmo ed è riuscito ad apportare anche quell'innovazione, quell'atteggiamento per bene, elegante, garbato, che forse in questo comune mancava. E in ultimo, ma non per ultima, la mia spina nel fianco, Magda Di Cabassi, addetta ai social, che si è scatenata dalla mattina alla sera a difendere tutto quello che era possibile difendere, via di principio, senza fai mancare mai il coraggio di cui insomma li riconosco tutti quanti di avere. E tante persone, vedo Giù Mauro, ma tanti Alberto, tanti sono amici, Alberto Cicerone che per 2 anni ha realizzato le luminarie gratuitamente alla città di Avezzano, speriamo che il commissario quest'anno le metta, vedremo, speriamo di non vivere una città spenta, questo lo giudicheranno poi i cittadini. E che dire, questo è un arrivederci ed è una mia promessa e io le promesse le mantengo tutte, è un arrivederci, ci sarà un anno in cui si prepareranno le nuove attività politiche, amministrative e quel gruppo di persone che all'inizio contro una corazzata che sembrava invincibile, 168 persone, sono arrivate alla vittoria, la prossima volta secondo me saranno molte, molte, molte di più, in un ambito di centrodestra che riprenderà in mano questa città e la condurrà ancora verso i successi che vi spettano. L'ultimo ringraziamento me lo dovete permettere ai miei collaboratori, Presidente del Consiglio e Assessori, non vorrei dimenticare nessuno, però lo voglio fare ad alcune persone della mia famiglia, lo voglio fare a mia madre perché mi ha supportato e aiutato moltissimo in questi ultimi 2 anni, lo voglio fare alle mie 2 figliole Gaia e Nicole, alle quali chiedo anche scusa per averle trascurate forse un po' troppo per quello che ho fatto, lo volevo fare alla mia compagna Fabiana che da dietro le quinte, senza mai uscire da apparire, mi ha anch'essa confortata nei momenti diciamo più difficili che non sono mancati. E l'ultimo ringraziamento, l'ultimo ancora, lo vorrei fare a tutti quei cittadini, 10.000 persone che 2 anni fa hanno creduto in questa idea di innovazione, di pulizia, di bellezza nel senso non solo estetico, volevo fare di Avezzano una città che avesse un brand e che ci hanno dato un consenso inaspettato. A quei politici che oggi hanno permesso di ottenere questa miserevole momentanea vittoria, nei loro confronti non ho né rancore né odio, assolutamente nulla, a loro auguro buona fortuna e so di aver fatto un'altra cosa. 2 anni fa in questa città c'era la paura di candidarsi, sembrava che ci fosse un alone intorno che non permetteva alle persone di esporsi, la paura di manifestare la propria opinione. Beh, questo oggi l'abbiamo spazzato via. Io immagino, spero, mi auguro che la prossima competizione elettorale sarà una competizione libera e che tante persone capaci e per bene, di cui è strapiena questa città, si possano mettere in campo, sereni, sicuri, nel fare una campagna elettorale non come quella che abbiamo fatto noi, piena di odio, di invidie, alimentare da questi piccoli personaggi del nulla, che non hanno mai dato nulla, ma in una condizione di normalità vedere le persone più capaci e più belle di questa città candidarsi per poter guidare una città
importante, orgogliosa e strategica in tutta quanta la regione Abruzzo. Grazie a tutti quanti voi per quello che avete fatto. Io prenderò soltanto un paio di giorni di riposo e subito dopo sarò di nuovo in campo per essere parte attiva di questo rilancio e della prossima competizione elettorale. Non mollerò un centimetro, come ho sempre fatto nella mia vita. Io continuerò a farlo come attivista politico e quindi continuerò a farti da pungolo, perché abbiamo adesso pochi rappresentanti regionali in questa città e dovremo aggrapparci a voi per poter risolvere qualcosa delle queste due questioni che sono importanti e strategiche e che non avranno purtroppo l'amministrazione in campo. Quindi questo è l'impegno che tu sicuramente prenderai, come così Mario Guaglieri ed altri, però essendo un unipapezzanese ti telefonerò la mattina molto presto, se ti prego solo di rispondere. Grazie a tutti, buongiorno. Paolo, che mi ha portato per chilometri in giro, mi ha portato per chilometri in giro.